un po' meglio si possa fare, anche quando un bimbo nasce magari con un cesareo di emergenza, di urgenza. Possiamo ancora di più andrebbe trattato con rispetto, perché non ha neanche avuto quel tempo di transitare e anche la mamma andrebbe trattata con più rispetto, perché non ha avuto la possibilità neanche di vivere pienamente quello che si aspettava di vivere, ancora di più, capite? Perché tante volte si pensa che lo yoga, la meditazione servano per dare la così, uno fa il corso di yoga in gravidanza, medita così e farà un bellissimo parto, un parto sereno, un parto felice, senza problemi. E io dico sempre ai corsi, se non è così, smentitemi, perché ci sono diverse mamme che frequentano o hanno frequentato. Io dico sempre, guardate che se il parto va bene, non c'è bisogno di niente. Cioè non è che c'è bisogno dello yoga quando va bene, va tutto bene. Voi sapete già benissimo come partorire. Il vostro corpo sa benissimo come partorire. Quindi lo yoga e la meditazione non sono lì quando va, perché tutto vada bene. Certo, anche ovviamente, facciamo il possibile. Ma il vero pilastro, il vero sostegno, come ha scritto questa mamma qui, è quando non va tutto bene, capite? È lì che abbiamo bisogno di una via. Uso la parola via nel senso proprio orientale del termine. Noi in Occidente conosciamo i corsi, no? Faccio il corso lunedì, martedì, dalle alle. L'Oriente parla di via. Via è qualcosa che si pratica sempre, non dalle alle. Ci sono magari degli orari, anche noi abbiamo degli orari. In quegli orari lì si pratica un po' più intensamente, diciamo, ci sono delle condizioni più favorevoli, c'è l'insegnante, c'è il dialogo, naturalmente. Però questi momenti più densi devono essere qualcosa che ci accompagna sempre. Qualcosa che cammino e cerco di camminare in un certo modo, parlo e cerco di parlare in un certo modo, tenendo alcune parti rilassate, cercando di respirare in un certo modo, di fare attenzione in un certo modo. Mi ascolto in vari momenti della giornata. Quindi qualcosa che si può praticare sempre, in ogni momento. Qualcosa che diventa proprio il pane quotidiano, diciamo così. Ogni momento viene visto alla luce di quello. Allora in questo modo una via ci trasforma. Una via ci trasforma. Perché diventa qualcosa che io pratico sempre. E non è il momento, adesso faccio questo. Sono questo. Sono questo, al di là del come andranno le cose, capite? Questo è il passaggio, veramente il mio sogno, che si arrivi a parlare di sacralità al di là di come andranno le cose, sempre.